Siamo Suor Erika Serena, Suor Chiara Amata, delle sorelle povere del monastero di Santa Chiara a Milano. La lettera apre una buona possibilità di partecipazione dei monasteri al percorso sinodale della Chiesa. Lo fa per il modo in cui vede nella vita monastica la sostanza della sinodalità, che è vivere il dono della fraternità nello spirito di Gesù, nel quale siamo davvero, realmente, tutti fratelli e sorelle. La nostra partecipazione sarà dunque anzitutto vivere fino in fondo la vocazione a camminare insieme lungo la via del Vangelo, cercando di custodire sempre la comunione nel confronto delle diversità, che sono riflesso della ricchezza di Dio, per cui messe a confronto sono la possibilità reale di discernere la volontà di Dio sul percorso futuro della Chiesa. Il riconoscimento che tra la vita contemplativa e la sinodalità c'è un'affinità di percorso, fatto di ascolto, conversione, comunione, vorrà dire che se da un lato la vita monastica potrà portare al sinodo il proprio contributo di testimonianza, di esperienza, dall'altro lato il sinodo offrirà alla vita monastica una nuova ispirazione, una possibilità di rinnovamento e di verifica. La vita monastica, è stato giustamente scritto nella lettera, custodisce tre elementi essenziali della vita cristiana, ma direi di ogni autentico cammino sinodale: l'ascolto, la conversione e la comunione. Ma soprattutto la nostra vita testimonia l'interdipendenza di queste dimensioni, il loro legame circolare, vitale e fecondo che le unisce. Parafrasando San Francesco, potremmo dire che chi possiede una di queste dimensioni e le altre non offende, le possiede tutte, e chi una sola ne offende, non ne possiede alcuna. Nella lettera sempre si sottolinea come la conversione e l'ascolto hanno come meta la comunione, ma in qualche modo si potrebbe dire che è vero il contrario. La comunione è una condizione che permette un ascolto ricco, fruttuoso, molto più ampio. C'è una grazia particolare quando dei fratelli e delle sorelle nella comunione si dispongono insieme ad ascoltare. La parola di Dio, ma anche la parola degli altri, la parola che è racchiusa nella storia e negli eventi, sprigiona dei significati eccedenti, svela molteplici ricchezze quando è una comunità a farsi grembo di accoglienza, ad accogliere questa parola, a confrontarla, ad approfondirla, a lasciarsi da essa convertire. Questa credo che sia una grazia affidata, una grazia e una promessa affidata all'ascolto comunitario. È molto interessante e ha una nota di novità il modo in cui viene chiesta la preghiera dei monasteri. Non si delega la preghiera alle comunità monastiche, ma si chiede di tenere desta in tutti la dimensione spirituale del cammino. Si vuole perciò risvegliare la consapevolezza che tutti hanno una interiorità spirituale in cui Dio parla. Tutti hanno un'apertura contemplativa che si nutre della parola e dei gesti di Gesù. Ed è a questo livello di spirito condiviso che la preghiera può davvero avere un'efficacia trasformante. Concretamente, da parte dei monasteri può voler dire offrire spazi e tempi di preghiera in cui tutti possano scoprire, gustare, custodire la dimensione pasquale dell'amore di Gesù, che apre alla fraternità, dimensione fondamentale della sinodalità. Senza questo radicamento profondo nell'amore di Dio, difficilmente si potrà fare sinodo, cioè fare strada insieme. Noi sappiamo che, lasciati a noi stessi, risolviamo i conflitti più facilmente dividendoci. Ma questo è proprio il contrario del sinodo, che è invece camminare insieme, con tanta fiducia nello spirito che ha suscitato questo percorso sinodale che si sta avviando.